Il Ministero ha assegnato a Parma il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Pronta la collaborazione con Piacenza e Reggio Emilia, il sindaco Barbieri assicura che i progetti piacentini proseguiranno comunque. Polizia e Carabinieri hanno arrestato 3 manifestanti per le violenze al corteo antagonista di sabato, tra loro anche l'operaio egiziano che colpì il carabiniere a terra. Non rallenta l'emergenza povertà anche a Piacenza. I pasti preparati alla mensa della Caritas nel 2017 sono stati 47.096, oltre 1.200 in più rispetto all'anno precedente. Gli ospiti sono stati 36.284, quasi 1.000 in più rispetto al 2016. Con l'omaggio a Luigi Tenco di Mauro Ottolini si aprirà domani sera allo spazio Rotative la 15ª edizione del Piacenza Jazz Fest. Doppio appuntamento su Telelibertà alle 20.30, Penne Nere in primo piano con l'Alpino, alle 21 il creativo Paolo Guglielmoni, ospite nel Mirino.